Allora, oggi questo atelier aveva l'intento di far provare alle insegnanti, agli atelieristi, ai partecipanti, molte materie grafiche. E per materie grafiche intendiamo molti supporti su cui disegnare, supporti matrici differenti e molti strumenti grafici differenti, perché anche lo strumento grafico al suo interno ha una materia. In questo binomio tra supporto e strumento grafico, riconoscere le polisensorialità, le sinestesie che producono, vero Marina, certo, queste materie tra di loro, perché ascoltandole avremmo potuto avere delle suggestioni molto poetiche come ci insegnano i bambini. Certo. Cosa dice, e questo Marina? Proprio sì. È quello che noi sosteniamo, no? Con gli educatori, perché questa è la cosa più importante, no? Cioè trovare sempre questo mettere insieme la teoria e la pratica, che poi soprattutto nell'atelier, come oggi abbiamo realizzato in questo bellissimo posto, si realizza. It's been beautiful to see all the teachers, all the different people gathering around materials and exploring freely and try to put themselves on the lenses of the children, then see what are their takeaways and how they're gonna implement that. One big takeaway is offering real experiences even to adult learners, getting them to be curious and then discovering for themselves what the materials can do for them. When they start to reflect on their own journey, they will be able to interact with the children with the same kind of perspectives. Through this hands-on workshop, I think the Radio Amelia approach of a child-centered learning, collaboration, and a community involvement are good traits that can be integrated into our culture and get them to express their ideas in more ways than one. E abbiamo sentito moltissimo dalle persone proprio questo mettersi in dialogo, no? In gioco, accogliere, sfidarsi. Accogliere il segno, il materiale. Quindi questo è l'invito che noi facciamo alle persone che visiteranno la mostra, che faranno gli atelier, di mettere in atto questo ascolto, questa sensibilità che è di tutte le persone. Di tutte le che persone. È un ascolto, è vero Marina? Cioè, non solo un ascolto di orecchie, è un ascolto di mani, è un ascolto di sentimenti, è un ascolto una di disponibilità, una disponibilità. Ecco, quindi invitiamo tutti ad essere disponibili, e quindi è proprio un invito che vi facciamo con grande piacere, questa opportunità che potrete avere qui a Singapore.